Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. È un governo che sembra avere una linea doppia, la linea di Letta, che è la linea del PD, la linea buonista, la linea di sinistra nei confronti dell'immigrazione e poi la linea che sembra essere più risoluta da parte del ministro Alfano. In realtà questo è un momento storico in cui non si può essere assolutamente buonisti. Dobbiamo assolutamente difendere prima il paese e quindi cercare di bloccare questa migrazione molto pesante che avrà comunque delle ripercussioni non solo sull'economia ma sulla vita dei nostri cittadini. Certo, se qualcuno avesse avuto il coraggio di approvare la risoluzione che presentammo in sede di approvazione della legge comunitaria, problemi legati all'immigrazione come quello che stiamo vivendo oggi non ci sarebbero. Noi presentammo una risoluzione, signor Presidente, che corrisponde in tutto e per tutto a quanto oggi il governo vuole andare a rappresentare in Europa. La politica dell'immigrazione è contenuta nella risoluzione a prima firma Calderoli, in cui si chiede sostanzialmente di dire che l'Unione Europea deve seguire un concetto fondamentale: si viene in Europa se si ha un posto di lavoro, se si ha un'abitazione, se si ha la possibilità di vivere dignitosamente. La risoluzione Calderoli dice sostanzialmente che oltre a quello che deve essere fatto per quanto riguarda i rifugiati è necessario controllare l'immigrazione, non subire l'immigrazione. Mi fa piacere che ci sia una consapevolezza oggi diffusa a livello europeo sul fatto che le nostre siano frontiere europee. Per tanti anni lo si diceva quando c'era un passato governo e si veniva derisi. Però servono sempre i morti per arrivare a questa sensibilità, ma io non vorrei che la sensibilità e i drammi facciano passare in secondo piano quello che è comunque la necessità di mantenere una politica rigida per quanto riguarda l'immigrazione, i controlli sui clandestini e tutto ciò che ne può derivare anche in termini di sicurezza per il nostro Paese. Al di là di significarle il fatto che se si vuole andare in Europa, come ha detto lei, a picchiare i pugni sul tavolo per farsi ascoltare e che non servono, come ha ribadito, mezze misure e che non accetterà compromessi al ribasso, bisogna andarci con le idee chiare e non ci sembra che queste idee chiare in materia di immigrazione arrivino da questo governo, anzi che arrivino e vadano al di fuori dei nostri confini segnali molto confusi di quello che è l'atteggiamento nei confronti della clandestinità e della difesa di quello che sono la legalità ai nostri confini. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.